amore. E adesso cosa vuoi che ti dica? Suona! Sì, proprio loro, che si lamentano sempre del lavoro duro nella stalla e nei campi. Ma il lavoro di noi altre donne non è di certo da meno, caro il mio armonicista. Guarda qua, dobbiamo sempre lavorare, cari miei. E qua, a questa fontana, noi ci veniamo per lavare, abbastanza. Guarda qua, povere donne, povere donne. Il mio bello armonicista, al mattino, alzarsi presto, andare nei boschi, abbattere gli alberi, raccogliere la legna, metterla sul carro, portarla a casa, accatastarla per bene nella legnaia, perché sennò cade tutto, bisogna rifare tutto, portarla in casa, pulire la stufa, accendere il fuoco, sì. Addio manine belle! Così nascono i primi amori, adornati dai petali di rose rosse, sparsi per la via del paese. Non è facile, di solito ci vogliono 3 ore piene più un'altra ora per la preparazione di quello che è il trucco, concentrazione eccetera eccetera, e invece oggi siamo rimasti qua a scongiurare fino alle 7 inoltrate e anche con il freddo, perché abbiamo sentito che è venuta la neve in montagna, quindi ecco siete ben bardati per fortuna, ecco. Speriamo vi sia stato di vostro gradimento questo spettacolo. Ecco, questa splendida fontana ha avuto la sua serata di gloria e veramente noi abbiamo creato questo spettacolo proprio per dar lustro a questi luoghi così importanti e fondamentali in passato. E adesso purtroppo in molte parti sono state veramente abbattute, spostate, interrate per far posto alle automobili. E questo è veramente qualcosa che ci rattrista, ecco. Avere un luogo così e mantenerlo, quindi grazie al comune, a chi si è dedicato veramente alla ristrutturazione di questa piazza che è splendida. E, perché qua penso che le signore di una certa età, insomma, avrebbero tanto da raccontare, no? Di quello che